Presidente Renzi, noi oggi le chiediamo di cambiare verso, ma cambiare verso rispetto alle scelte di politica estera, politica migratoria, politiche sulla sicurezza che lei ha portato avanti durante questi mesi di suo governo. Una politica estera fallimentare. Presidente, intervenire in Siria e in Iraq non è una reazione emotiva. Intervenire in Siria, in Iraq e in Libia serve per eliminare il quartier generale dei tagliagole che finanzia, arma e addestra i terroristi che dopo vengono ad ammazzare i nostri cittadini. Intervenire in Siria, in Iraq e in Libia significa salvare centinaia di migliaia di vite umane, anche di quei bambini morti, ammazzati dagli estremisti islamici, che forse sono lontani dall'occhio di qualche telecamera. Forse lei non potrà utilizzare qualche foto da mostrare in qualche convegno per utilizzare un bambino morto per fare propaganda politica, però quelle morti valgono esattamente, drammaticamente, allo stesso modo di quel bambino che abbiamo visto nella foto. Significa salvare centinaia di migliaia di cristiani che vengono esportati dalle loro terre, come ci conferma il vescovo di Aleppo, quando su una comunità cristiana di 150.000 persone, ormai soltanto 50.000 vivono ancora nella loro terra. Sulla politica migratoria, Presidente Renzi, è un fallimento su tutti i fronti. Lo scorso anno 100.000 persone non sono state identificate. E non è per soddisfare qualche vezzo europeo, ma è per sapere chi è presente su territorio nazionale, chi c'è, cosa vogliono fare, da dove vengono. Voi avete utilizzato il lassismo più totale, evidentemente rispondendo alle esigenze di qualche cooperativa amica che più entrano, più sono contente, più sono ricche, invece che rispondere alle esigenze di sicurezza dei nostri cittadini. Evidentemente le preoccupazioni espresse anche dai colleghi del partito del Ministro degli Interni sono quelle. Quando accusano qualcuno di essere razzista semplicemente perché chiede controlli, è chiaramente un'accusa strumentale per chi ha paura di perdere un grande business e un grande giro d'affari. Noi non facevamo falsi allarmismi quando dicevamo che all'interno di questi flussi migratori potevano nascondersi dei terroristi. E questo è stato drammaticamente certificato da quanto è avvenuto in Francia, perché alcuni di quei terroristi sono passati attraverso la rotta balcanica e vengono certificati oggi quando settimanalmente si scopre che sbarca, ultimo a Pozzallo, qualche presunto terrorista proprio presente all'interno di quei barconi che lei qualche mese fa ci raccontavano che, ridendo e prendendoci in giro, che non potevano essere mezzo sul quale passano i terroristi. Lei oggi, Presidente, ha accusato l'Europa di muoversi soltanto dopo i fatti drammatici avvenuti a Parigi e che non viene fatto niente fino al prossimo attentato. Ma mi perdoni, è quello che sta facendo e ha fatto esattamente il suo governo. Fino a ieri, per quanto vi riguardava, non serviva identificare nessuno. Noi facevamo razzismo e xenofobia, noi utilizzavamo la paura per raccogliere voti. Oggi lei ci dice esattamente quello che noi denunciavamo fino a qualche tempo addietro, ovvero il pericolo per i nostri cittadini. Non bastano le sue scuse, perché purtroppo la situazione che avete creato è difficilmente risolvibile. E si può risolvere soltanto però con un intervento deciso. E l'intervento deciso sulla sicurezza però non possono essere mance né tantomeno l'allocazione anche per il prossimo anno di 4 miliardi di euro per favorire l'immigrazione clandestina. Dopo i 3 miliardi e 3 dello scorso anno, altri 4 miliardi che la invito invece ad utilizzare, quelli sì, per dare risposte alle esigenze delle forze dell'ordine e dare risposte alle esigenze della sicurezza del nostro paese. Politica internazionale, vado a concludere in modo molto rapido.
quando dicevamo la Russia è un alleato contro il terrorismo, la Russia non è il nemico da battere, voi nel contempo andavate nei consensi internazionali a votare per le sanzioni alla Russia. Quando dicevamo la Turchia non può entrare in Europa, oggi lei continua a ribadire che il miglior alleato è uno Stato che fa passare attraverso i suoi confini i foreign fighters per andare a combattere in Siria e compra il petrolio nero dall'ISIS e finanzia il terrorismo internazionale. Presidente, come dicevo, questo è un fallimento su tutti i fronti. Ci auguriamo che questo cambia verso ci sia veramente, ma cambia verso se stesso. Grazie. E non verso politiche interne all'interno del suo partito che sono semplicemente utilizzate strumentalmente per acquisire consenso nel dibattito che avete Grazie, internamente, ma Federica. Non per dare risposte ai cittadini.